anche donarlo agli altri. No? Va bene. Allora io vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e dell'ascolto. Spero di aver svolto un servizio per voi, di avervi aiutato così, soprattutto nella fenomenologia che non è così semplice. Grazie a tutti, davvero. Vi avrete verificato che gli aggettivi che avevo usato all'inizio per la professoressa Manganaro non erano impropri, quindi chiarezza e ricchezza teoretica. Il suo intervento ha reso ancora più chiaro l'intento di questo seminario. Se vi ricordate, nel saluto iniziale lo stesso rettore aveva parlato dell'esigenza di riportare l'umanesimo cristiano in sanità, quindi di poter guardare a qualsiasi malato come una persona e quindi l'importanza di una medicina della persona, una medicina che guarda all'integralità, quindi non è possibile separare il curare dal prendersi cura. E quello che la professoressa Magonaro oggi ci ha spiegato con mirabili riferimenti non solo alla fenomenologia, ma a tutta la filosofia e anche con incursioni suggestive a livello letterario, ci mette in evidenza che l'empatia significa ascrizione dello spirituale a qualsiasi corpo. Sottolineo questo aspetto. Altri magari potrebbero essere più evidenti perché li sentiamo di più, guardare l'altro come un simile, cercare un noi, ma ascrivere lo spirito a qualsiasi corpo ha delle ricadute anche etiche fondamentali, perché significa appunto guardare, cioè, mettersi in empatia, sentire simile a me anche il comatoso. Anche il comatoso, non solo il cadavere che ha una dignità in quanto richiama la persona che è stato, ma anche alcune fasi della vita, alcune patologie, non sono patologie di qualcuno che non è più come noi, è una patologia di qualcuno che rimane simile a noi. E in qualche modo l'empatia ci permette di trovare comunque una finestra, una porta per rimanere in dialogo. E non solo una finestra, una porta per rimanere in dialogo, ma anche una finestra, una porta verso la verità. Quell'intelligenza apatica che hai evocato all'inizio. Quella bella citazione di Euripide, no? Che impariamo dalla sofferenza. Quindi questo è fondamentale perché nessuno può vivere la sofferenza di un altro, però possiamo vivere con la sofferenza con l'altro e per l'altro e forse questa è la stessa verità dell'uomo. Cioè, lì questa è la verità dell'uomo perché significa che siamo reciprocità. Che siamo noi, prima ancora di io. Quindi, cara Patrizia, ti chiamo così, grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, riprenderemo alle 15 con la professoressa Wallis, che è già in sala, con la medicina narrativa.